Jacobucci, c'è una partita importantissima perché contro la Carrarese un po' di delusione c'è stata, per il terzo posto non si può più fallire, sei d'accordo? Guarda, io penso che dobbiamo continuare su questa strada, lavorare, 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 basta, tanto in questo momento conta quello. Avere un attimo un calo dopo un'infrasettimanale ci sta, perché comunque abbiamo fatto due ottime prestazioni nelle partite precedenti, siamo calati un pochino sul gioco nell'ultima partita con la Carrarese, però potevamo portare a casa il risultato, non è stato così, ora testa a questa parte di domenica e ripartiamo e cerchiamo di portare a casa i 3 punti. Due curiosità, ma con la Viterbese, che cosa è successo? Che sei entrato in campo e hai preso il cartellino e poi con Pompetti, proprio contro la Carrarese, sei stato il primo ad andarlo ad abbracciare. La Viterbese è stata una cosa. Io mi piace sul faccio gol, non riesco a contenermi. Con Marco ho un rapporto da quando sono arrivato importante, ci vogliamo bene, non potevo non andare, era scontato che sarei andato ad abbracciarlo subito. Poi è compagno di stanza anche, quindi non potevo. Hai fatto tantissime partite in Serie B. Ti pesa un po', sei sincero, dai, diccelo, non poter giocare nella tua Pescara? Guarda, sinceramente non ci ho pensato, anche quando mi hanno chiamato io non ci ho pensato su 2 volte. E vorrei giocare, però sono qui per dare una mano al Pescara e do una mano ad Alessandro che adesso in questo momento sta facendo bene. Io non devo allenarmi e farmi trovare pronto, poi il resto verrà da sé, non conta, in questo momento dobbiamo fare bene, quella è la cosa più importante di tutti. Io do una mano a tutti quanti e cerco di dare il mio contributo in qualsiasi modo possibile. Però potrebbe essere quella di quest'anno una base per un tuo lungo futuro in maglia biancazzurra. Io lo spero, però in questo momento non ci penso, sto pensando al presente, al campionato che dobbiamo cercare di portare avanti nel miglior modo possibile e cercare di levarci le soddisfazioni per cui siamo partiti da settembre.